Una battuta su un anche un punto su cui Vittorio Sgarbi ha lavorato per mesi, la riapertura dei ristoranti, cosa che è successa. Sono sicuro che ogni giorno tu visiterai i ristoranti italiani, no? Sei in giro per l'Italia, hai ripreso, è un segno positivo, almeno questo si può dire, no Vittorio? Il coprifuoco di per sé. Il coprifuoco no, certo. Perché il coprifuoco vuol dire che il potere del governo si sovrappone ai cittadini, che sono in realtà in democrazia quelli che decidono. Quindi un'azione dall'alto può condurla solo a fronte di una indagine per un reato il magistrato, il quale può dirti ti arresto, ti metto agli arresti domiciliari. Quindi in assoluto il fatto che ti proibiscano di andare fuori di casa è un abuso e un atto illegittimo di violenza, perché possono dirti non andare in quel luogo perché è inquinato, non andare in quello spazio perché c'è pericolo, quindi creare delle aree non frequentabili oppure impedire di andare dove ci può essere un assembramento, ma impedirti di camminare alle 11 di sera e andare da una casa all'altra da solo a piedi a Fossombrone è una follia. Hai fatto un esempio giusto, Vittorio. Proprio breve, mi piace il filo diretto con gli ascoltatori, anche se attraverso messaggi. Ti faccio tre domande e poi ti lasciamo. La prima è di un ascoltatore che ti nominerebbe dittatore di Roma con pieni poteri su tutto. Vittorio, alla mia massima fiducia, scrive un ascoltatore, dittatore, quindi potere di vita e di morte sugli uomini e le cose. Ci hanno chiesto gli ascoltatori proprio di sensibilizzare, basta poco, basta chiedertelo, il professor Sgarbi stamattina proprio su questa ciclabile d'asfalto sul Lungotevere, Vittorio. Qui lo ricorderai il film di Verdone anni fa, che voleva asfaltare il Tevere, e qua ci stiamo avvicinando a quella possibilità. Che te ne pare, Vittorio? Mi avevo scritto in realtà di questa cosa e mi ero ripromesso di andare a vedere, così non avendo visto posso immaginare che sia. Ti mando un po' di immagini fresche fatte stamattina, eh. Ecco, una scemenza, perché c'è bisogno di fare piste ciclabili e soprattutto c'è bisogno di farle sul Tevere, nel senso che quello che la struttura dell'argine del Tevere rappresenta è una, come dire, struttura che va conservata com'è, non va asfaltata. Quindi qualunque cosa tu voglia fare, puoi sistemarla, puoi adattarla, puoi trovare un modo per renderla meglio percorribile, ma di fatto asfaltarla vuol dire togliere la natura e cambiare la sua immagine e anche la sua storia. Quindi andrò a vederlo e cercherò di capire perché sia stata fatta una cosa, probabilmente nel pensiero che non fosse possibile, ecco, vedo adesso appunto, sì, una follia totale, perché c'erano i San Pietrini che avevano la loro ragione e che sono in questa parte, che tante volte io ho fatto a piedi di corsa, certo scomodi per le biciclette, ma non si può adattare la storia alla bicicletta, non si può adattare una cosa che esiste da sempre a una necessità pratica legata alla retorica dell'idea di poter andare in bicicletta in luoghi che sembrerebbero più difficili, e quindi è una cosa totalmente insensata, una cosa totalmente sbagliata, una cosa fuori senso e fuori logica. Sì, non ce n'è una, io voglio dire, anche per nella difficoltà di amministrare una città come Roma, una capitale che avrebbe bisogno di fondi, è naturale, più fondi, questo è chiaro. Beh, noi ricordiamo che ci saranno nei prossimi mesi, ad ottobre, le amministrative, anche Vittorio Sgarbi, se mi confermi, è candidato, certo. Giusto? Lo confermi, Vittorio? Sì. Ecco, sarebbe interessante saperlo, magari già è pronto e lo conosco poco io, però conoscere qualche tua idea sulla città non sarebbe male, anche riprendere a sognare, cioè a pensare a qualcosa di importante che non sia soltanto il manto stradale, no Vittorio? Beh, certamente questa è la cosa più mortificante, perché corrisponde alla necessità di chi dice ci sono le buche, ecco, questa
l'idea del sindaco che si occupa di buche. Certamente occorre sistemare le buche dove l'asfalto c'è e non mettere l'asfalto dove non c'è. Ma soprattutto occorre risarcire l'immagine di una città che è stata mortificata per troppo tempo anche da questo sindaco e da magistrati che l'ha voluta chiamare mafia capitale. Ecco, oggi la mafia è in azione, quello che si vede è un'azione di una mafia che non è quella dei crimini o dei criminali che sono indicati dai vari magistrati, ma è quella di chi la governa. La mafia è l'indifferenza per la storia e l'abbruttimento della città. Quindi occorre risarcire l'immagine attraverso la rappresentazione di una città che è la più bella del mondo. Quindi è un'operazione di restauro dell'immagine che va fatta.